GF VIP, Antonella Fiordalisi in crisi e la mamma scrive a Silvio Berlusconi, fatela uscire, sono preoccupata per la sua salute. Antonella Fiordalisi sembra essere sempre più provata all'interno della casa del grande fratello VIP. Per questo la madre ha deciso di chiedere provvedimenti e lo ha fatto direttamente all'amministratore delegato di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, con una lettera aperta pubblicata sul profilo Instagram della figlia. Meghan Markle è incinta? Lei e Harry aspettano il terzo figlio, non era previsto. Uomini e donne, Federico Nicotera sceglie Carola Carpanelli e Alice Barisciani non la prende bene, la sua reazione non piace al pubblico. A far esplodere Mamma Milva sono state la lite con Orietta Berti nella scorsa puntata e l'elezione di Nicolin Curvaia finalista. La donna in una lunga lettera scrive, caro Pier Silvio, sono una mamma preoccupata per la salute psicofisica della propria figlia. Entrata il 19 settembre nella casa del GF VIP, in qualità di schermitrice e modella. Precisa che apprezza la scelta di riportare il programma sui giusti binari, ma poi continua, detto ciò. Le vorrei far presente che il GF VIP di quest'anno è stato caratterizzato, oltre che dalla volgarità, anche e soprattutto dalla crudeltà, e per crudeltà intendo non solo l'assoluta mancanza di empatia tra i concorrenti che spesso ha portato a manifestazioni di derisione e scherno, vogliamo chiamarlo bullismo, anche nei confronti di mia figlia. Ma soprattutto alla crudeltà avuta dagli autori, conduttore compreso, nel far sentire sbagliata una ragazza di 24 anni che quasi ogni puntata finiva in lacrime, video manent, come diremo mia figlia. La mamma insiste sul tema dell'odio, questi attacchi continui hanno portato come conseguenza un odio sociale nei confronti di mia figlia veramente spropositato, alcune importanti pagine e profili Instagram. Cosiddetti big account, dietro i quali stanno sicuramente personaggi senza scrupoli. Vedevano esclusivamente la pagliuzza negli occhi di mia figlia ma non la trave degli altri. Questi incitano tuttora all'odio, tant'è che sono presenti fra i commenti anche delle minacce di morte. Insomma l'ossessione seducesti big account nei riguardi di Antonella è talmente palese che perfino Sonia Bruganelli, unico papavero in un campo di grano, è intervenuta per far notare che l'ossessione nei confronti di Antonella è davvero eccessiva. Infine accusa il conduttore e conclude, inoltre il buon conduttore, invece di ammonire la Berti. Cosa fa? Con un sorriso si rivolge ad Antonella, qualcuna ti ha spellata viva. E mia figlia risponde, non so, spero non lo faccia mai nessuno. Ecco, caro Pier Silvio. Credo che ieri sera si sia assistito ad una pagina veramente brutta di televisione e nel tentativo di raddrizzare il programma si infierisce su una ragazza che è sempre stata educata, Patrizia Rossetti. Gnocchi e tanti altri ne parlano solo bene, e che in piedi e composta in studio deve sorbire incredula tutto il veleno sputato dalla Berti con una tale ferocia e veemenza, la prego di rivedersi la puntata di ieri, che veramente si sono viste in TV. Che poi, sempre la stessa opinionista, per sua stessa ammissione, ama invece la pluridenunciata e parolacce dipendente Oriana per il solo fatto che il suo nome inizi con la O, abbiamo proprio toccato il fondo.